Questo ti fa capire che cos'è la Curva Sud, che in questo momento, grazie a coloro che hanno fatto questa iniziativa, dobbiamo ringraziare Lorenzo Russo e altri ragazzi che hanno fatto questa iniziativa, hanno fatto capire che cos'è la Curva Sud. A volte qualcuno ci definisce dei violenti, ma in realtà voi lo sapete benissimo che noi violenti non siamo mai stati e mai saremo. Anzi, abbiamo fatto sempre nel sociale, abbiamo dato sempre una mano a qualcuno che aveva bisogno più di noi, quindi siamo sempre a disposizione. Mi dispiace che ultimamente sono successe delle cose che non erano successe. Oggi la prima tappa, perché domani c'è la pieghevole al Rocca di San Tommaso, poi il giro di campo del Partenio Lombardi. Che Partenio aspetterà i ragazzi? Immagino che ci sarà una bellissima cornice per loro e per tutti. Noi per Partenio possiamo andare, però io penso che già domani a San Tommaso ci saranno un sacco di gente. Poi al Partenio purtroppo, come voi sapete, non possiamo andare, quindi, ma sono convinto che domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Io penso che con questi prezzi stracciati la gente sicuramente sarà vicina alla squadra, ma lo deve fare a prescindere dai prezzi stracciati, lo doveva fare già prima, perché ripeto, è una squadra, è la squadra della nostra città, della nostra provincia che ci rappresenta, e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di mantenere queste categorie. C'era bisogno, insomma, di abbassare i prezzi per far venire la gente allo stadio. Ah no, non parliamo dell'arbitraggio, non creiamo alibi a giocatori. Il calcio è questo, il campionato di Serie B è particolare, è insidioso, però dobbiamo dire anche che è stata allestita una squadra buona, quindi un grazie a chi l'ha fatta, e un grazie anche a Novellino che ha cercato, insomma, di trarre il meglio da questi giocatori, perché ripeto, tutti quanti li davano per giocatori non adatti alla categoria, invece stanno dimostrando di essere giocatori validi alla categoria e stanno dando il loro sostegno come noi lo vogliamo.